Ciao bestioline, oggi nuova ricetta, prepareremo insieme la marmellata di cedri. Per farla abbiamo bisogno di mezzo chilo di zucchero, ovviamente dei cedri, qua stavano iniziando ad andare, di conseguenza per forza marmellata, e poi ho preso questo qua all'Eurospin che è tipo il fruttapack. Adesso vado a preparare i cedri, spero di non farvi vomitare con queste inquadrature, ma ho il cavalletto di là e il nostro Sciafoni ha cercato di mangiarsi tutti i cedri e quindi è in castigo nella stessa stanza dove c'è il cavalletto, quindi per oggi accontentatevi. Preparo i cedri e ci vediamo dopo. Ecco qui, ho preparato i cedri, ho tolto la polpa e la buccia, mi raccomando, la parte quella centrale bianca, sì, centrale, quella tra la buccia e la polpa, che è la parte bianca, tiratela via perché altrimenti verrà troppo amaro. Adesso vado a frullare un pochettino con il mini pimer e poi possiamo iniziare la cottura. Ecco qua, cedri pronti, ho aggiunto lo zucchero e questa qui è la bustina di preparato, non so assolutamente come chiamarlo. Adesso mescolo, lo porto a ebollizione e lo faccio bollire per 5 minuti, dopodiché la nostra marmellatona sarà pronta. Ecco qui. La marmellata è pronta. Io ho lasciato pezzi più grossi perché voglio usarla come decorazione per delle cheesecake. Intanto continuo a sbattere contro il treppiedi. Perfetto. Qui ho i miei vasetti che ovviamente sono stati sterilizzati. Mi raccomando. Non so se mi sto inquadrando in questo preciso momento, spero proprio di sì. E andiamo a preparare i rosetti. Magari stoppo. E voilà, la marmellata è pronta. Ho capovolto i barattoli. Adesso fra circa 5-10 minuti vado a rigirarli. In questo modo avremo il sottovuoto e la marmellata non andrà male. Come vedete io ho tutti barattoli diversi e sono quelli che ho recuperato da varie conserve, varie cose. Non buttateli mai perché tornano sempre, sempre utili. Cioè, parlando di questa ricetta qua, vi posso dire che l'odore che c'è in questo momento in casa mia è una cosa fantastica. Odore di agrumi ovunque. Buonissimo. E niente, magari quando farò la cheesecake utilizzando questa ve la farò vedere. Ho zozzato ovviamente tutto, come potete notare, quindi poi tutta questa roba qua andrà a lavare assolutamente. E niente, il video è finito qua, spero che possa esservi stato utile, più che altro spero di avervi dato un'idea carina, visto che non si sente quasi mai parlare della marmellata di cedri, ma vi assicuro che è una cosa fantastica. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!